Serie B-Win, tutti i colori della passione. 17esima giornata della Serie B-Win, riflettori puntati sullo stadio Carlo Castellani per la sfida tra Empoli e Sassuolo. I toscani di mister Aglietti non sono più imbattuti, avendo perso sabato scorso a Livorno, hanno però l'occasione di rimanere agganciati alla zona playoff. Per gli emiliani di Gregucci continua invece l'inatteso campionato calvario, ultimo posto solitario e una sola vittoria nelle ultime 12 giornate. Si parte agli ordini dell'arbitro Gaglione di Alessandria, sesto minuto, Coralli apre a destra per Nardini e solo entra in area il destro piccante, palo pieno, subito occasionissima per la squadra di casa. Rivediamo il tiro sfortunato da parte di Nardini, risponde il Sassuolo con questa palla in mezzo di Troiano, non ci arriva Quadrini, poi una carambola tra Gotti e De Falco, Empoli che rischia di subire un gol rocambolesco. Ancora ospiti in attacco, Noselli contro Stovini, Noselli, il tiro centrale, la parata di Jasmine Handanovic, Stovini vorrebbe un fallo a suo favore, ammonito Troiano e diffidato, salterà il prossimo match per il Sassuolo. Poi contatto tra Polenghi e Coralli, dall'altra parte Vinci su Quadrini, in entrambe le occasioni lascia correre Gaglione, la palla in mezzo con Handanovic che anticipa Quadrini su cross di Noselli, brutto primo tempo, ci si nutre sul scalè del stadio Castellani, comincia la ripresa con Gregucci un po' preoccupato, perde anche De Falco per il prossimo match con il Piacenza, questo fallo su Lazzari merita il giallo, l'ex dell'Ancona era diffidato, Polenghi non è al meglio, esce, al suo posto c'è Piccioni al centro della difesa, poi fallo di Stovini su Quadrini, altro giallo pesante, Stovini salterà la trasferta di Bergamo, 55esimo, perfetta esecuzione dello stesso Quadrini, battuto Handanovic, Sassuolo in vantaggio, tutti ad abbracciare Gregucci. Rivediamo il secondo gol in questa Serie B-Win da parte di Daniele Quadrini, vantaggio importantissimo per gli ospiti emiliani. A questo punto Aglietti appesantisce il proprio attacco con il rientro di Michelizze che va subito al colpo di testa pochi secondi dopo il suo ingresso in campo, dopo un mese di infortunio. Coralli, dopo aver vinto un rimpallo, spara però su Bressan che blocca in due tempi, il Sassuolo però ha spazio per colpire in contropiede, destro di Noselli, centrale facilmente parato da Handanovic, la palla in mezzo per il colpo di testa alto da parte di Mori. Ora la partita è molto più bella rispetto al primo tempo, Noselli per Quadrini, palla troppo lunga, il Sassuolo va vicino al raddoppio, ancora con Noselli, questa volta Handanovic fa buona guardia, il rosso in mano a Gaglione contro Stovini, rivediamo quello che è successo, gomitata di Troiano e Stovini si vendica con un pugno nella schiena dell'avversario, Aglietti deve sistemare la difesa, fuori Soriano, dentro Marzoratti, la palla in avanti, attenzione Michelizze, la palla per Coralli che cerca di dribblare mezza difesa del Sassuolo, ancora Coralli, insiste il bomber dell'Empoli che viene circondato dalla squadra avversaria, Quadrini, la risposta del Sassuolo, ancora Handanovic molto bene in calcio d'angolo, ci stiamo avvicinando verso il finale. 90esimo, Michelizze, sinistro velenoso, bravissimo Bressan a deviare, c'è il recupero, la punizione di Lazzari fuori, non di molto, l'ultimissima occasione, finisce con la vittoria del Sassuolo a Castellani, 1-0, seconda sconfitta consecutiva per l'Empoli, il Sassuolo non è più ultimo.